Come si comporta la Insta360 Ace rispetto alla Ace Pro? Prima di tutto partiamo dalla confezione. Entrambe si presentano allo stesso modo e dall'interno troviamo gli adesivi con la documentazione di base, poi il supporto per l'aggancio e sgancio rapido, successivamente il supporto adesivo, poi il cavetto USB ed infine ovviamente troviamo le action cam. E adesso passiamo a un test sul campo. Sto registrando con entrambe in 4K a 30 fps. Sulla Insta360 Ace troviamo un sensore da 48 megapixel da mezzo pollice, mentre sulla Ace Pro troviamo un sensore da 48 megapixel ma da 1:1.3, quindi il sensore effettivamente è molto più grande. Di conseguenza avremo anche una sfocatura naturale maggiore nel caso in cui volessimo fare delle riprese a distanza ravvicinata. Sulla Ace Pro l'Active HDR è sempre attivo fino in 4K a 30 fps, mentre sulla Insta360 Ace no. Infatti in questo momento io sto utilizzando su entrambe la modalità video normale con il profilo colore piatto. Infatti ragazzi è sempre così che utilizzo tutte le action cam e poi chiaramente faccio un minimo di correzione del colore. Adesso invece sulla Insta360 Ace sono passato alla modalità Active HDR, che è una modalità video effettivamente differente. E in questa modalità non posso selezionare il profilo colore piatto o gestire manualmente i valori come magari l'ISO, il bilanciamento del bianco, il tempo di scatto e così via. Quindi sicuramente da questo punto di vista la Ace Pro ha un bel vantaggio. Adesso sono tornato alla modalità video standard sulla Ace e in questo momento sto utilizzando il campo visivo più stretto, che ci permette anche di sfruttare l'horizon lock. Infatti posso ruotare le due action cam e comunque l'orizzonte rimane livellato, ma solo fino a 45 gradi. Infatti poi l'orizzonte effettivamente non rimane più bloccato. Successivamente troviamo il campo visivo The Warp, che ci permette di rimuovere l'effetto fisheye. Poi troviamo Ultra, che è il campo visivo standard, ed infine troviamo il campo visivo Action, che è il campo visivo più ampio e si rivela l'ideale per le riprese in prima persona. Entrambe però supportano la modalità free frame, che ci permette di registrare un video in 4:3, che potremo ritagliare in post produzione tramite l'app su smartphone o il programma Insta360 Studio sul computer. In questo modo potremo anche applicare la stabilizzazione a 360 gradi. E rimanendo in tema di campi visivi, sulla Ace Pro possiamo sfruttare il Clarity Zoom, che permette di zoomare di 2 volte con una perdita di qualità quasi nulla. Questo quindi la rende molto più versatile per fare inquadrature diverse e sfruttare quindi un campo visivo più stretto. Parlando di risoluzione ed FPS, entrambe supportano i 120 FPS in 4K oppure i 240 FPS in 1080p. Come massima risoluzione invece troviamo l'8K a 24 FPS sulla Ace Pro, mentre sulla Ace troviamo il 6K a 30 FPS. Però possiamo notare che a questa risoluzione sulla Ace la gamma dinamica peggiora. Inoltre su entrambe a massima risoluzione la stabilizzazione sarà limitata. Mentre ritornando in 4K vi posso dire che sia la Ace che la Ace Pro rendono molto bene anche in situazioni molto movimentate. Per quanto riguarda il design sono molto simili, infatti su entrambe troviamo lo stesso display ribaltabile, che è comodissimo e ci permetterà di fare dei vlog avendo un'anteprima video molto grande. Il display anteriore invece è piccolo e ci dà solo le informazioni di base. Anteriormente hanno la lente copriobiettivo non removibile, ma in caso di danni accidentali durante il primo anno è possibile farla sostituire gratuitamente pagando solo le spese di spedizione. Inoltre vediamo che la lente della Ace Pro è stata realizzata in collaborazione con Leica. Inferiormente troviamo lo stesso sistema di sgancio ed aggancio rapido, che risulta molto comodo, anche perché grazie a questo adattatore incluso in confezione potremo usarle con qualsiasi accessorio per action cam. Per quanto riguarda le modalità video troviamo lo stesso menu e su entrambe abbiamo la possibilità di mettere in pausa una registrazione e di riprenderla in un secondo momento. Inoltre possiamo abilitare l'assistente AI, che automaticamente marcherà i punti salienti
movimenti delle nostre riprese e quindi direttamente dalla galleria potremo ritagliare le porzioni di clip già marcate o potremo farlo anche manualmente. Come sulla Ace Pro, anche sulla Ace abbiamo il riconoscimento dei gesti che ci permetterà di fare avviare una registrazione, di terminarla o di scattare una foto. Sulla Ace è presente un pulsante in più che ci permette di cambiare modalità o presets rapidamente. Di conseguenza il pulsante di accensione verrà usato per spegnere ed accendere il display. Sulla Ace Pro invece questo pulsante viene usato per cambiare modalità. Parlando di batteria, entrambe montano la stessa tipologia, ma quella della Ace è da 1700 mAh, mentre quella dell'Ace Pro è da 1650 mAh. Però solo quest'ultima supporta la ricarica rapida. Vedendo un test che ho fatto in 4K a 30 fps, vediamo che la Ace ha registrato per quasi 10 minuti in più rispetto alla Ace Pro. Passando ai video in condizioni di scarsa luminosità, vediamo che entrambe rendono bene rispetto comunque alle altre action cam. Questo perché hanno un chip AI che migliora le riprese notturne, infatti abilitando la modalità Pure Video, le Ace ed Ace Pro analizzeranno frame per frame il video ed applicheranno una correzione che migliorerà l'immagine con poca luce. In tutto ciò sfrutteranno un tempo di scatto più veloce che permette di gestire anche la stabilizzazione. Inevitabilmente però il sensore più grande dell'Ace Pro ci regala delle immagini migliori. Infine, sia la Ace che l'Ace Pro hanno la possibilità di trasmettere l'anteprima video anche in fase di registrazione ed infatti l'app di Insta360 funziona nello stesso identico modo su entrambe le action cam. Quindi potremo comandarle da remoto, modificare i nostri video ed applicare effetti particolari come ad esempio l'AI Warp. Tirando le somme abbiamo visto che sono incredibilmente simili, ma il sensore della Ace Pro ci permette di avere una qualità oggettivamente più alta, infatti ha una gamma dinamica migliore e gestisce meglio i dettagli. Quindi a questo punto vi starete domandando: ha senso la Ace? Beh, se le differenze che avete visto per voi non sono molto importanti e volete risparmiare, allora vi dico sì. Infatti di listino costa 409 euro, ma al momento il prezzo è sceso a 389. Invece la Ace Pro costa 479 euro, ma se la qualità video è importante per voi, allora converrà spendere un po' di più e scegliere la Ace Pro, che indubbiamente più completa. E se siete curiosi di vedere come rende rispetto alla GoPro Hero 12, potete dare un'occhiata a questo video.